Beh ragazzi, io non ballavo, cioè come si dice ballare, io non ho mai ballato. Però chiaramente da ragazzo, come tutti i ragazzi, se ballava il twist, se ballava lo shake, se ballava il cia cia cia, ma quello dico a livello proprio di palere, a livello così familiare, amici, festa in casa, ma io non ho mai amato, per dire, ho amato il ballo. Andava a rimorchiare, bravo. Andiamo a rimorchiare, infatti andavo, e se da ragazzo si andava al Samoa, sarà al Piccadilly, dove ci stavano, e dove si andava lì, a Milly, si andava lì da ragazzo a rimorchiare. Che non conosco il luogo, quindi che cosa? Vabbè, tu lo sai perché, ma perché sei giovane, Milly, sei giovane, non lo sai, io, però c'è stato qualche vecchietto vicino a te che lo sa, che andava lì a rimorchiare. Paolo, dai, pure lei c'è la tua, no? Scusa, Allora, dicevano, però per dire la verità non ho mai amato il ballo, però devo dire che, dico, stando in questa diciamo, situazione, in questa festa, perché la chiamo una festa, non la chiamo una cosa gare, contro... cioè io sto qui perché mi diverte l'idea, perché non ballare anche nella vita? Dico, ho fatto di tutto, cinema, teatro, televisione, ho cantato, ho fatto un disco, quanto ne l'ho venditi. E perché non ballare? Ci provo, mi diverto, sto qua, vediamo che succede, tutto qua. In realtà io credo che la felicità nasca proprio da questo, essere se stessi, mostrarsi agli altri con la propria faccia, correndo il rischio, avendo anche la grande occasione di piacere o non piacere per quello che si è realmente, e non per quello che ognuno di noi in qualche modo fa finta di essere. L'essere ballando per me ha un significato molto importante, perché io ricordo di Giuseppe, un piccolo bambino che sognava di ballare, che ha provato a ballare, è andato per un solo anno a scuola di danza, e a questa scuola di danza tutti lo chiamavano Frocio, e uso la parola Frocio non a caso, perché gay è troppo poco. E Giuseppe è stato ritirato da danza, perché i maschietti non facevano danza, sono le femminucce che fanno danza. E quel bambino ha sempre ballato di nascosto nella sua cameretta, quando la mamma non lo guardava, quando nessuno lo guardava. E quando andava a letto piangeva perché pensava di essere sbagliato, perché non c'era una società, non c'era la scuola. In questi giorni inizia la scuola, quindi il mio messaggio, il mio pensiero va ai professori, che ti insegnano che la diversità è una ricchezza e che porta sempre una crescita reciproca. Non bisogna avere paura del diverso. E soprattutto bisogna insegnare a questi ragazzini che esistono gli omosessuali, che sono degli uomini a cui piacciono altri uomini, o viceversa donne a cui piacciono donne, ma ci sono anche donne che nascono nel corpo sbagliato. E oggi la medicina ti dà possibilità di mettere equilibrio lì dove equilibrio non c'è. E quindi essere qui ballando per me è una grande rivincita, non solo per me stessa, ma per quel bambino che sognava di essere qui, e per Maria Paola, la ragazza di Cairano, che è una realtà che io conosco molto bene. Sono nata poco distante da lì, sono nata a Pomigliano d'Arco, e sentire che oggi nel 2020 una ragazza di 18 anni perda la vita avendo come sola colpa quella di amare è davvero molto triste. Ma il mio pensiero è anche a tutti quei giornalisti che anche nel mio caso usano i titoli sbagliati per vendere una copia in più di giornale, per avere un click in più, perché fa comodo scrivere l'attrice transgender Vittoria Schisano. E... è una cosa che fa male, e fa male non perché mi vergogno di quello che sono stata. Io sono stata sofferentemente Giuseppe e oggi sono felicemente Vittoria. Ma se ho fatto un percorso fisico doloroso dal punto di vista mentale, e se oggi i miei documenti dicono Vittoria, vorrei che lo riconoscesse anche la stampa, perché quei titoli fanno ancora male a me, che non ho più di 18 anni. Ma se oggi ci sono dei ragazzini che ancora perdono la vita, è anche colpa di quei titoli. Ho fatto ballare molto, ma non ho mai ballato. Adesso mi metto in gioco in questo straordinario spettacolo. Devo dire la verità che Milly è una persona straordinaria, attenta a tutto, i miei colleghi sono fantastici, è durissima, cioè è una cosa, io adesso ho capito, quando Milly ha detto per la prima volta Michael fai qualche presa ad Alessandra, dopo una settimana ho capito cosa sono le prese. Ho i fianchi finti, li ho ritagliati con un tappetino da ginnastica e ballerò con il fianco finto. Sì.
è una edizione forse anomala con queste mascherine, siamo tutti quanti un po' isolati, quindi però è una cosa straordinaria. Lo studio mi dà molta ansia, quando entriamo in studio poi c'è Michael che me ne dice, e non dovrebbe, ma me ne dice, me ne fa di tutti i colori, quindi io accetto, vado avanti e mi butto e come va va. Ecco. Allora, io mi trovo malissimo. No, detto questo, io canterò. Cioè, lei balla e io canto. Anche perché ha spiegato benissimo, Emilio. No, mi trovo molto bene. Meno male, meno male. Volevo ringraziarti e ringraziare tutti loro. Io volevo dire che sono orgoglioso di far parte di questo format che si intitola Aspettando Ballando, certo, che dura 6 mesi ed è la prima volta che lo testiamo in Italia, l'originale, Waiting for Dancing, viene dal Canada e a volte dura anche 3 anni. No! Quindi speriamo. No! No, noi invece lo facciamo durare 6 mesi, la versione italiana è più corta. No, io ti ringrazio di avermi acciuffato. Io ho sempre avuto il sospetto che tu volessi vendicarti di me per le Carlucci fatte a Sanremo nell'87. Che un po' è vero, dove io facevo te, praticamente, certo. E oggi ho la certezza, ti stai effettivamente vendicando di me. Perché... Sono ecco. Sano, buongiorno. Quello che abbiamo passato con... tutti, mi stanno tutti no, sanissimo. Loro non sapevano niente, noi abbiamo vissuto 24 ore di panico senza raccontarlo a nessuno. Abbiamo naturalmente messo Paolo e Vera immediatamente sigillati dentro una gabbia di plexiglass praticamente. Ragazza che non particolarmente appassionata di ballo, che non forse lo guardava, no? Forse più appassionata di ciclismo da ragazzina, esatto, che non di ballo, che poi oggi è su una pista e diventa invece sexy tra le braccia di Raimondo. Ecco, questo sarà il percorso, il mio percorso, l'ha descritto in modo preciso Milly e sarà così. Speriamo, Raimondo, tu cosa ne dici? Ce la facciamo? Sì. Io non parlo che è meglio, Carlucci. Lui fa, questo è vero. Vedrete.